Alessandro, ti volevo dire che tra un paio di minuti cominciamo, più o Sì, meno. io sono qui pronto. Perfetto. L'azione. Vediamo che forse ancora sta arrivando qualcuno. Sì. Oh, mi raccomando, niente curricula pomposi, quindi. No, però dobbiamo dirlo per, insomma, quelli che... Vabbè, due o tre cosette, visto che ce l'hai lì. Posso dirle però due o tre cosette, dai, fammele Sì, dire. però senza esagerare, che sono. Senza pompa magna, va bene. Ecco, che questi curricula poi uccidono il No, no, le curriculum cose che la spada. principali, quelle principali. Non... Tanto poi lo scopriremo vivendo. Sì, qualcosina, però abbiamo anche un po' di giovani che partecipano e quindi è anche giusto. Direi che cominciamo allora. Benissimo. Come se fossimo nel nord Europa, cerchiamo di cominciare quasi per sbaglio. Puntuali. Certo. Posso andare, Valerio? Sì. Posso andare? Allora, buonasera e bentornato e bentornata o bentornati, bentornate a tutti quanti e a questo incontro. All'interno della rassegna che stiamo curando con Silvia Gussoni ormai da un po' di tempo, che si intitola La commedia della voce, conversazioni sulla poesia in scena, che nasce in occasione del settecentenario della morte di Dante e in collaborazione tra l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e La Sapienza, il GUT, diretto da Stefano Locatelli, da professor Stefano Locatelli, che vede ormai appunto una serie di incontri alle nostre spalle che si sono diversamente interrogati sul rapporto che la poesia e la parola poetica intrattiene, potremmo dire sinteticamente, con la recitazione e quindi quanto la parola poetica sia una parola che, staccandosi dalla pagina, arriva a diventare una nuova parola, per cui la parola sulla pagina è una sorta, risulta una sorta di pretesto, cioè di testo che sta prima del testo poi recitato, ovvero abbiamo avuto in punto nei diversi incontri posizioni per fortuna differenti, è una parola che restando sulla pagina esaurisce la sua funzione e che staccandosi dalla pagina non arriva a intrecciare nuovi sensi, a scoprire e a far scoprire nuove possibilità ermeneutiche. Oggi di tutto questo parleremo con
con Alessandro Fo, che senza retorica sono davvero felice di avere qui tra noi, che è già stato tra noi nei precedenti incontri e anche intervenuto, e che senza voler fare presentazioni particolarmente pompose, però per i più giovani brevemente presento. Alessandro Fo insegna letteratura latina all'Università di Siena ed è quindi un latinista, che non so se è il lavoro che viene prima di quello poetico o viene dopo, ed è un latinista di quelli che poi si è dedicato anche molto alla traduzione, e ho piacere di citare alcune traduzioni più recenti. Io lo conobbi tanti anni fa, perché anch'io feci letteratura latina con Piala Sapienza, con lo stesso professore con cui Alessandro Fossi è laureato, che è Bruno Luiselli, e in un corso con Bruno Luiselli io scoprì la sua bellissima traduzione di Rutilio Namazziano, che è questo autore della romanità tarda, che in una opera si intitola Il reddito suo racconta il suo ritorno in patria, diciamo, in Gallia, in questo paesaggio decadente di una civiltà, di un mondo che sta venendo meno. E quindi il mio primo incontro con Alessandro Fo è stato sulla pagina. Poi lo conobbi invece a casa di un nostro comune amico e comune maestro, che si chiamava Luigi Enrico Rossi, che ha insegnato per tanti anni in questa università letteratura greca e con cui io mi laureai. E poi invece, appunto, l'ho incontrato diversamente sulla pagina, non solo come traduttore di testi importantissimi e fondamentali, di cui magari poi daremo qualche lettura e qualche esempio, c'è sicuramente da menzionare almeno la traduzione dell'Eneide, In esame tra i barbari, e poi sicuramente anche da menzionare la traduzione del Liber di Catullo. Anche questa è una traduzione che cerca, diciamo, nel testo di arrivo di confrontarsi con il ritmo e i ritmi del testo di partenza. Ci sono alcune raccolte che voglio citare tra quelle, diciamo, tra le molte che ha scritto, sempre per non fare presentazioni troppo lunghe e pompose, ma così se qualcuno volesse può trovare appunto Corpuscolo del 2004, Vecchi filmati del 2006, che io ho qui con dedica di Alessandro stesso. Poi c'è Mancanze del 2014, che ha vinto il premio Viareggio, e infine, da poco uscita a fine marzo nel 2021, Filo spinato. Alessandro Fo ha anche poi scritto per il teatro e si è occupato di una figura, a proposito di teatro in particolare, che è Angelo Maria Ripellino, che magari non tutti i giovani conoscono, ed è un peccato che non lo conoscono, essendo stato non solo un grande slavista e traduttore, ma stesso poeta e critico militante, insomma, di quelli che andava a teatro e sosteneva un certo tipo di teatro negli anni 60, diciamo, negli anni 70 del secolo scorso. E appunto Alessandro Fo si è occupato a più riprese di Angelo Maria Ripellino, sia, diciamo, dal punto di vista della sua produzione poetica, sia dal punto di vista della sua produzione saggistica, ma magari ci dirà poi qualcosa lui, che ha preparato per noi una serie di esempi di ciò che è il suo pensiero e anche la sua pratica rispetto alla questione della recitazione della poesia, nella quale a un certo punto necessariamente entra anche Ripellino. Apro una parentesi, io credo che, lo dicevo a Silvia qualche giorno fa, che il più bel libro di teatro del secondo Novecento l'abbia scritto Angelo Maria Ripellino. Questo libro si intitola Il trucco e l'anima, e credo che qualsiasi studente di teatro che non l'abbia letto dovrebbe uscire da quest'aula, ma meglio di no, non facciamo uscire nessuno. Dopodiché io cedo la parola ad Alessandro Fo, riservandomi la possibilità di intervenire e di dialogare con lui rispetto a suggestioni che potranno intervenire nel corso del dialogo, e lo sollecito ovviamente a partire dal tema che è stato e che è il tema su cui diversamente ci siamo confrontati nel corso di questi incontri, perché penso che lui non sia
a differenza di altri, estraneo invece alla teatralità, alla recitazione, non fosse altro, visto che c'è proprio nella poesia che sta in copertina sull'ultima raccolta, che è il Filo Spinato, visto il cognome di Alessandro. Il cognome Fo non è un cognome, diciamo, poco teatrale, e questo cognome, diciamo, nella stessa copertina di Filo Spinato viene fuori, perché si parla di Bianca, si parla di Dario, si parla di Fulvio e si parla del premio Nobel. Dunque, a differenza di altri poeti che abbiamo incontrato, le poetesse, nelle settimane precedenti, qui siamo davanti a un poeta che, diciamo, non è remoto dall'idea che la parola sia una parola che possa essere proiettata nello spazio, possa diventare voce, quindi senso sonoro, oltre che parola scritta. Ti cedo la parola, Alessandro, grande piacere. Grazie, grazie anche a voi, anche per me è un grande piacere esserci e mi dispiace veramente di esserci solamente così come immagine virtuale al computer e di non avercela fatta venire di persona, perché sono sempre un po' sul precario con la salute, in questo periodo è meglio stare in campana sul muoversi e quindi ho ottenuto di poter parlare da remoto. Chiedo scusa se questo naturalmente è meno teatrale dal punto di vista della presenza, insomma. E proprio a proposito di teatro, sì, è vero, come dice Giovanni, io di fatto sono cresciuto in una famiglia teatrale, non solo perché mio zio è Dario, è d'accordo, ma perché suo fratello, cioè mio padre Fulvio, era, purtroppo è venuto meno già da tanti anni, organizzatore teatrale, e quindi sono ho vissuto proprio dietro le quinte per tantissimi anni. Ho vissuto prima a Torino, dove mio padre dirigeva lo stabile, e poi a Roma, in stretta contiguità con una rosa nutrita di attori famosi all'epoca: Sergio Fantoni, Giancarlo Sbragia, Valentina Fortunato, tanto per citare quelli più famosi, senza contare che anche mia sorella ha fatto poi per un certo periodo la carriera teatrale, quindi eravamo veramente una famiglia teatrale. Di mio non ho sentito particolarmente la vocazione a calcare le scene, ci ho provato come scrittore, ma su questo semmai poi torneremo se sarà necessario, perché è stata un'esperienza più deludente che non gratificante, quindi ho deciso che avrei appeso la penna al chiodo sotto il profilo della dinamica teatrale. Le esperienze che ho fatto mi hanno logorato, diciamo, a contatto con i registi, un po' meno con gli attori, ma anche un po' con loro, ma soprattutto con i registi, e quindi ho lasciato perdere. Però questa presenza della parola pronunciata è rientrata nella mia vita dalla finestra, in qualche maniera, anche se poi mi sono dedicato più che altro alla parola scritta. E siccome questo è il tema, mi sono permesso, appunto, e mi permetto di fare qualche puntualizzazione in calce a qualche ricordo. Io credo che il culto per la parola poetica pronunciata mi sia nato dal fatto che mio padre aveva, fra i vari dischi che comprava, che acquistava, acquistato un disco con delle recitazioni di Giovanni Pascoli, e qui un po' ci rilasciamo alla Valduga della scorsa settimana, che ha anche recitato a memoria Zvanì proprio, che è di questo disco forse la poesia che mi ha colpito di più, forse anche perché abbastanza per tempo ho perso poi mia madre, che è un po' la voce, per l'appunto, che pronuncia il nome di Pascoli. Questo disco poi è stato riversato in un CD, che è comunque introvabile, della collana Antologia Sonora della Phonit Cetra, che presenta tutta una serie di letture da parte di attori di vari poeti. Quel disco mi incantò, mi fece conoscere la parola recitata, per l'appunto, la parola poetica pronunciata. La lettura della poesia in questione era di Arnoldo Foà, che è rimasto per me un punto di riferimento come attore, lettore di poesia, e in questa stessa collana c'è per esempio un inferno letto da
tutto Dante, visto che partiamo da Dante, letto da vari attori, e quelle di Foà, secondo me, sono sicuramente le letture più belle. Ebbene, questo sentire continuamente questo disco di mio padre, mi fece capire che la poesia sentita più volte funzionava come le canzoni sentite più volte, che poi tu non te le dimentichi. E quindi, interessato progressivamente parlando a uscire da quell'universo del cantautorato in cui ero cresciuto, io volevo fare il cantautore, poi ho incontrato Rutilio Annazziano sulla mia strada all'esame di maturità e sono stato dirottato nella direzione del latinista, che è sicuramente il terzo, quarto mestiere nella mia categoria dello spirito, insomma, non è il primo, come mi chiedeva prima Giovanni. Ebbene, salendo un po' di livello, sono passato dal cantautore alle poesie. E dal momento che non spesseggiavano, c'erano in realtà in commercio, però non era tanto facile trovarli, i dischi di poesia, ho cominciato a incidere io per me stesso, gli autori che amavo. Sono partito da Dante, per l'appunto, mi sono registrato tutte e tre le cantiche, e poi Petrarca, Rippellino, Majakowski, Pasternak, e via via, facendo veramente una collana di poesie in cassette. Poi sentivo, quando lavavo i piatti, quando facevo viaggi in macchina, sono stato per tanto tempo pendolare di lungo corso, o comunque in treno, in quegli scompartimenti affollati, pieni di chiacchieroni e di fumatori, uno poteva magari mettersi il suo Walkman, all'epoca questo offriva il paesaggio, con le audio, con la cuffietta, e sentirsi magari Petrarca sullo sfondo delle chiacchiere altrui. E così è venuta fuori una passione per la lettura di poesia. Ora, naturalmente io non ho la dizione a posto come un attore, non ho la recitazione dell'attore e a dire il vero, si può discutere sulle modalità della lettura di poesia. Io non amo tanto, un po' come la Valduga, che questo criticava la volta scorsa, la recitazione molto ostentata, molto attoriale, quella in cui anche il pranzo servito diventa una battuta omerica, dove pause e intenzioni e sottotesti colorano questo il pranzo servito come se fosse l'incipit dell'Odissea. Sono più per una lettura lineare e su questo magari poi torneremo. Però ecco, ci tenevo a dire che effettivamente ritengo che la lettura di una poesia, sia da parte di un terzo o secondo rispetto all'autore, sia quella dell'autore in persona, sia rilevante, sia importante, dia della poesia un'interpretazione della quale non si può fare a meno. E qui ovviamente posso intervenire subito su un dibattito che è stato innescato dallo stesso Giovanni, mi sembra con Magrelli qualche settimana fa, quando è saltato fuori, Giovanni smentiscimi se sbaglio, che era rimasto scioccato dalla lettura molto piatta che Montale faceva di se stesso. Montale, di cui qui ho un altro CD, questo fatto da me, diciamo così, con le letture di Gassman, che in questo caso secondo me sono belle, non sono troppo trombonesche, diciamo, a differenza di quelle di Dante, che un po' peccano, secondo me. Sono d'accordo con te, se posso inserirmi. Certo, certamente. E poi ci sono quelle di Montale. Ora, immagino che Giovanni possa aver provato un certo sconcerto di fronte a quelle letture. A me è successa la stessa cosa, ma in bene, diciamo, perché io non amavo Montale, non l'avevo mai tanto capito quando mi sono imbattuto in questo disco, poi col tempo si cambia, e soprattutto mi dava fastidio certi toni che mi sembravano un po' tribunizi, oracolari, tutti questi imperativi, portami il girasole, non chiederci la parola, fa questo, fa l'altro, e quindi mi aspettavo che leggesse in maniera molto, diciamo così, Gassmaniana, diciamo così, le sue poesie. Invece vederlo leggere con questo tono, come se fosse trattato di un articolo di giornale,
ma nemmeno un articolo di fondo, un articolo così, proprio di minima levatura, me l'ha riscattato, mi ha fatto entrare in una sua visione, un suo punto di vista sulle sue poesie che mi ha aiutato. Così come, altro esempio che è stato già fatto, non si può prescindere, leggendo Ungaretti, dalla conoscenza di come le leggeva lui, perché sono tutto un altro mondo, naturalmente. Rispetto a come lo leggerebbe ciascuno di noi normalmente parlando, basta che andate su YouTube e trovate parecchie letture di Ungaretti di se stesso, bellissima per esempio La Madre. Però ecco, quella lettura ci dice che per lui le poesie erano così ed erano diverse da come le leggiamo noi. È un'esecuzione, è un po' lo stesso discorso, se vogliamo, dell'esecuzione di un brano di musica, è un'esecuzione dalla quale in quel caso non si può prescindere, non la si può nemmeno imitare, cioè la si può imitare a livello di Alighiero Noschese, vecchio imitatore dei nostri tempi, o di altri imitatori di oggi. Ma Era l'imitazione di Ungaretti che leggeva le sue poesie. ecco, esattamente, cioè, Sì. si può imitarla, ma diventa grottesco. È unico ed è così. E quindi io potrei fermarmi qui, diciamo, come prima provocazione, e sentiamo già come interagisce Giovanni. Sì, allora intanto hai lanciato già alcune provocazioni, non l'ultima questa di Montale Ungaretti. In effetti, ai miei allievi, Montale lo presento sempre come il paradigma di come non si dovrebbe leggere, e quindi proprio siamo, o almeno alcune poesie, probabilmente io Sì, un po' ne ho certo. sentite, e poi insomma ovviamente uno sceglie come cosa, ma è evidente che lì, per esempio, Montale, secondo me, contraddice la sua stessa scrittura, cioè il fatto che una poesia come Forse un mattino andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendo, è scritta, diciamo, in quel modo, ha delle rime e ci sono anche degli endecasillabi all'interno e tutti i versi partono come se fossero degli endecasillabi, ma in realtà poi vanno più lunghi tante volte. Lui quando lo legge invece si dimentica lui stesso che ha fatto delle rime, no? E lega quello che in realtà, no, ma sembra un po' svogliato, però io raccolgo quello che dice Alessandro e appunto in realtà forse questo tono dimesso, no? Riscatta una certa austerità invece, una certa severità. Dall'altra parte Ungaretti invece è il suo opposto, il suo controcanto, come lo è sempre Certo. stato, tra l'altro. Come dici tu, è inimitabile in effetti, cioè, se non da parte di Noschese, però insomma, in ogni caso si pone il problema invece di cosa significa. Non solo la parola, per esempio, no? Nella citazione di Ungaretti per rilanciarti un tema che abbiamo affrontato anche con altri, no? Ma cosa significa anche il silenzio, la sospensione, no? Cosa significa la pausa, quanto diciamo nella lettura e poi addirittura nella recitazione della parola poetica ci sia nel bianco della pagina, nello scritto, in ciò che risuona laddove la parola non c'è più e però c'è qualcosa che fa parte dell'interpretazione, soprattutto di quell'interpretazione che diventa recitazione. Io faccio sempre l'esempio ai miei allievi che no, tutte le poesie di Sanguinetti si concludono con due punti, quindi non con punto o con punto esclamativo, punto interrogativo, no, come se tutto quello che segue dopo, che in effetti è la pagina bianca, fosse la spiegazione, fosse la didascalia, fosse quel testo che non è Integrativo. scritto e che però diventa il senso di ciò che prima invece è stato scritto. E quella pagina bianca esiste, quella pagina non scritta, dal punto di vista, diciamo, di un attore, se non di un poeta, ha un suo valore e forse ci si può far carico di quella pagina, ma non so se sei d'accordo su questo. Però ti chiederei magari di farci qualche esempio, di leggerci tu qualcosa al di là, diciamo, delle premesse, delle giustificazioni sulla dizione o su altro, perché secondo me invece è importante. E io ho sentito poi alcune tue letture e quindi mi farebbe piacere, e penso che farebbe piacere anche a tutti quelli che sono qui, presenti o virtualmente presenti, sentire qualcosa anche della tua scrittura che diventa voce.
Volentieri, ti ringrazio e lo faccio facendo anche una premessa che riguarda quello che diceva un altro punto che ha toccato la Valduga la volta scorsa, quando lei sostiene che appunto si debba leggere, si debba recitare la poesia, non la si debba leggere. Io invece sono un po' contrario, cioè intanto sono naturalmente favorevolissimo all'apprendimento a memoria della poesia, è una cosa che ti salva in momenti di difficoltà quando non hai altro che il tuo cervello a cui ricorrere per vincere la noia, la costrizione, la depressione. Lei lo usava proprio come antidoto alla depressione, no? Lo diceva: quando sto male mi leggo dentro, interiormente, una poesia di Pascoli. Però nello stesso tempo il leggere, quando si tratta di leggere un proprio testo, recitare, declamare, pronunciare un proprio testo, secondo me la lettura a memoria sa un po' di autocitazione e quindi non mi piace a me personalmente, cioè, non è che non mi piace negli altri, ma a me non piace farlo, imparare a memoria le mie cose, perché mi sembra quasi di dargli troppo peso. Una forma, se vuoi, di falsa modestia, non lo so. Comunque, ecco, di fatto io non so, credo quasi nessuna mia poesia a memoria, e anzi tendo a dimenticarmele, e invece volentieri leggo un testo che ha a che fare proprio con questa avventura della registrazione delle poesie altrui e che, vedi caso, parte per l'appunto da Dante, visto che abbiamo questo tema sullo sfondo, anziché affrontarlo in coda o solo in coda, perché se si torna su Dante poi c'è da dire, se no, già basta questa epigrafe. Allora, mi è capitato, io ho cominciato a fare, provo a condividere lo schermo, ho cominciato a fare latinista a Cremona, perché vinsi il posto a Cremona e raggiunsi questa casa che avevo preso in affitto. Si passava su una scala esterna che passava davanti alle finestre degli altri condomini e sotto di me c'era una signora anziana non vedente che si chiamava Marcellina. E siccome era non vedente, io lo sapevo, la prima volta che arrivai mi presentai per evitare che lei temesse che chissà cosa succedeva al piano di sopra, eccetera. E da quel giorno lei cominciò a volermi molto bene e facemmo una profonda amicizia. E naturalmente poi, quando è scomparsa, mi è molto dispiaciuto. E con lei, non vedente, ci vedevamo, parlavamo e era il periodo appunto in cui io massimamente mi dedicavo a registrare le poesie. Allora, una volta mi venne da scrivere questo acrostico, Voce con vista, a lei dedicato e alla sua storia. Penso che lo vediate se vedo bene la scheggia di. Sì, Perfetto. vediamo perfettamente. Che vedi che ha in epigrafe, in noto verso, in cui Dante dice: mi dispiace di dover citare il mio nome, che di necessità qui si registra. Naturalmente, qui il registra è volto a un'altra. Ha un'altra significazione, insomma. E l'acrostico è ascoltare era il tuo solo modo di vedere, il conto del telefono si è ridotto a ben poco. Questa idea, devo dire che l'ho rubata, c'è cioè una poesia di Montale, naturalmente, questa idea l'ho rubata durante un concorso di sonetti a Torino, a cui partecipai e arrivai secondo perché la commissione non si accorse che in un acrostico che avevo fatto lesse male una parola che avevo scritto e quindi mi sembrò che il senso non tornasse e mi punì. Però un altro concorrente fece un acrostico di sonetti su questo distico di Montale e io gli ho rubato l'idea e vado a leggerla. Voce con vista. Che di necessità qui si registra. Purgatorio 3063. Ascoltare era il solo tuo modo di vedere, sebbene nulla fra i colori della vita, come se visti, ti fosse precluso.
Ora te ne vestivi a carnevale, Zorro, la messicana, lungo il marciapiede, tenendoti al minuscolo universo dal panettiere all'ottico viola. Ora invece, confuso ricordo della luce dell'infanzia, erano verdi nella fantasia e da lì alla chiesa e da lì sopra i tetti di Cremona riuscivano allo smalto di una volta, ai tempi del trompe-l'œil lungo il cortile, iridato frammento di tuo padre, la neve a tonfi di falde dai crinali seppe, cadendo lungo i tetti, risparmiarlo. Opaca indifferenza di un restauro, la buccia inerte screpolata di vernici ora l'ha spento, però già quasi amici ti avevano fatto gli occhi da sipario. Un tuo vicino di sopra, a ricordarlo, ornava bande magnetiche di voci mirabilmente, se una la sua cadenza diverse, ostinato a cucire alla memoria i versi di Dante, di Petrarca, il suo bisogno. Poi ogni nastro era un differente sogno disteso sul da fare quotidiano, i piatti, i lunghi viaggi di lavoro. Vivevate così, e di sotto ancora era un sassofono pigro che parlava del pomeriggio e di ogni altra esistenza, e piange il cuore, piange Marcellina, a riguardare, a riascoltare da distanza non espugnabile ormai, dopo che tutto è chiuso, il condominio di quei tuoi 80 anni, la giovinezza lunatica e come loro vitale che vi collimava con lo spericolato equilibrismo di chi, oh, lo sa bene che tutto muterà. Non c'è più traccia laggiù. Nuovi restauri, tutti radicalmente nuovi, gli inquilini ogni 2 mesi mutano i negozi. Durano quelle voci alla memoria strette e suoni di clacson, passeri nelle cassette di Leopardi o forse Ripellino o Majakowski. Tu, come voci, entrata oltre le soglie, hai visto esplose le luci delle cose, infine accesa. Eccole, libere, le spiagge della luce, forse così come le vide Lucrezio. Ottoni e corde, spinette e partiture, non si dimentica di te nel suo negozio, oggi nemmeno troppo ingrassato e sassofonista, si è laureato. L'altro è un latinista, è di te nella voce. Nella vista nulla, ridotto a ben poco. Ecco, Diciamo anche un applauso, dai. sì, grazie, troppo, troppo buoni. Allora, forse, no, vuoi aggiungere qualcosa tu, però? Io no. Allora, intanto ti ringrazio, questa è una poesia che poi anche Silvia, cioè, avevamo già identificato come una poesia che potesse essere È un po' lunga, magari, però. ma sì, ma va benissimo, no, però ecco, mi dà anche l'opportunità, sempre perché abbiamo un pubblico di giovani e giovanissimi anche, no? Di dire qualcosa sul tono, sul registro della poesia di Alessandro Fo. Mi è capitato anche di farlo con gli altri e con le altre poetesse che abbiamo incontrato, no? Credo che questa poesia sia anche esemplificativa, no? Di un senso, se leggete, trovate in giro chi ha parlato criticamente della scrittura di Alessandro Fo, parla di un crepuscolarismo, parla di una, diciamo, relazione stretta con uno dei grandi interpreti del crepuscolarismo, che era Guido Gozzano, di una malinconia, quindi, no? Di un'ombra, di un'elegia. Però c'è una parola che torna e che mi è piaciuto molto, perché la riconosco in questa e in tantissime altre poesie di vari momenti, che è una parola latina, così rimaniamo, diciamo, che è la parola pietas, eh? Cioè anche in questa poesia io riconosco davvero, nel senso più alto, questa parola che è parola dell'Eneide, che è parola di Virgilio, che non è la stessa cosa che significa in italiano la parola pio o la parola pietà, no? E però c'è questo sguardo che in questo caso, rivolto a questa donna, è pieno di pietas, è pieno di questa, come potremmo tradurla, tu che sei un bravo traduttore, questa È un problema. devozione magari, no? Questa devozione, non so se si può dire, di pietas, di questa capacità di empatia forse anche con il soggetto e tante volte con gli oggetti, cioè se avrete l'opportunità, spero, di leggere o avete già letto qualcosa di Alessandro Fo,
Vedrete come ricorrono gli oggetti e come lo sguardo di chi scrive nutra un certo tipo di rapporto con questi oggetti che è sempre pieno di grazia anche, altra parola che mi piace usare, diciamo, no? Pieno di quel garbo che stiamo scoprendo insieme e che, insomma, porta sempre con sé una nota di malinconia anche, no? Una nota di elegia, se vogliamo, e spesso anche invece una nota di ironia, un sorriso anche, che magari può essere un sorriso amaro oppure un sorriso di chi sta comunque sempre, e anche qui si può cogliere, in realtà intessendo un discorso che sotto ne cita un altro. È una poesia molto colta, ma in senso dissimulato sempre, non c'è mai ostentazione. Prima diceva Alessandro Fo quanto non gli piace, e anche a me, una certa recitazione ostentata come quella di Gassman, che legge, in realtà recita alcuni canti dell'inferno, per esempio, o l'infinito, o altre poesie, sovrapponendo fortemente se stesso a quello che dice e a quello che è la voce del poeta. Invece io credo che la poesia, senza voler fare generalizzazioni, insomma, ma che una delle note, dei fili rossi che ricorrono nella parola di Alessandro Fo sia proprio un discorso che continuamente rimanda a un altro discorso, che è intessuto, direbbero quelli che se ne intendono, no? Di riferimenti intertestuali, che però sono sempre dissimulati, che diventano sempre un discorso invece di cose quotidiane, così, non voglio dire di pessimo gusto, come avrebbe detto Cozzano, insomma, quelle piccole cose lì, anzi, però, insomma, con questo velo, che è il velo del crepuscolo, che è il velo del tramonto, che tante volte mi pare emerga nella sua capacità di evocare la fine, no? Che non è ancora la fine, ma che è vicina alla fine, come in effetti il tramonto è. Ora, puoi tranquillamente non essere d'accordo con tutto quello che ha detto, diciamo, che no, però... No, sono profondamente d'accordo. Naturalmente, tu giustamente, tu sei una persona di una finezza critica, guarda, stupefacente. Si vede che hai fatto lettere classiche, evidentemente. Mi sono un po' inselvatichito, però sì. No, è così. L'ho già notato anche negli altri casi, ma poi sto a vedere le tue traduzioni di Harrison, i tuoi lavori, tutto, insomma, hai veramente la misura della letteratura. Ora la stai spendendo nella sede del teatro, però anche nelle altre sedi classicistiche e critico-filologiche ti difendi benissimo. E quindi hai centrato pienamente le cose. Forse alcuni, magari nei miei panni, potrebbero dire sto stretto nelle etichette, perché tanti che si sentono poi classificare come ermetico, post-ermetico, sanguinettiano, pagliarinesco, non so, poi si ribellano. Io invece non mi ribello, anzi sono ben contento di questa iscrizione nel novero dei, chiamiamo così, neocrepuscolari, non lo so, non vorrei neanche darmi io stesso un'etichetta. Altri, giocando sul nome, parlano di alessandrinismo. Che pur... Infatti ho trovato anche questa, non volevo, diciamo, fare abusare. Questa battuta. Sì. Volevo... Però pure lì alla fine è vero, nel senso che anche lì, sebbene non coltivi certi aspetti freddi dell'alessandrinismo, perché mi piacciono quelli caldi del gozzanismo, diciamo così, o del crepuscolarismo, c'è anche quello indubbiamente, insomma, quindi mi riconosco pienamente in quello che dici, ecco. E per quanto riguarda invece il tema della pronuncia della parola, è un tema difficile, non so che cosa tu insegni. Io insegno recitazione in versi proprio, quindi diciamo... Sì, no, ma come, che tipo di orientamento insegni? Ah, no, io un orientamento, diciamo, il mio orientamento non è quello, cioè io sono sulla tua stessa linea. Io, non, ecco. Io per esempio non credo che possa essere un personaggio che recita i versi di Leopardi, no? Che ci possa essere una sovrapposizione. I versi innanzitutto si devono dire, questo, diciamo, è prioritario. Poi questo non toglie che un attore rispetto a un altro li possa dire diversamente, e questa è una scoperta che si può fare, date una serie di premesse che dicono che però... Per esempio, come ti ho sentito leggere, ecco, no? C'è la mia allieva qua che poi leggerà la tua poesia,
io sono perfettamente sulla linea che fai sentire tu, cioè tu leggi il verso tutto intero, per esempio, no? Cosa cerco, che adesso qui non ce n'erano tanti, ma insomma tendenzialmente cerco, ecco, sì. Che mi sembra, diciamo, per esempio, assolutamente fondamentale nel momento in cui quel verso è un respiro, è un ritmo, no? Nella sua integrità. Poi è vero che c'è la punteggiatura, poi è vero che ci sono all'interno parentetiche, che ci sono, diciamo... i digetti, certo. Esatto, ma questo non toglie che è prioritario l'aspetto ritmico, l'aspetto del verso, che certo. Mi sembra sia venuto fuori dalla tua lettura... al di là, diciamo, appunto di doti attoriali o di dizione, invece la tua lettura era assolutamente chiara e assolutamente capace di evocare il fatto che questo che sembra un discorso, a parte con questo acrostico, quindi c'è un elemento alessandrino, esatto. Sicuramente, però è un discorso quasi quasi che confina, no? L'abbiamo fatto anche nelle volte precedenti, questo tipo di confronto, che sembra confinare con la prosa, no? Che sembra un discorso, diciamo, che si sta svolgendo in una apparente essenzialità, semplicità di dettato, e invece, appunto, c'è l'acrostico che detta una serie di necessità, perché tu devi corrispondere all'inizio di ogni verso a quella lettera con cui il verso inizia, e poi c'è l'endecasillabo, cioè poi ci sono, insomma, tutta una serie di costrizioni che, direbbe la Valduga, sono in realtà la libertà. Certo. E in questo senso, sicuramente, insomma, questa poesia mi sembra assolutamente interessante. Tra l'altro, curiosità che magari non c'entra niente, ma le conservi ancora le registrazioni di tutti quei poeti che hai letto nel corso del sì, tempo? Sì, ce le ho, anche se sì, non si usano più gli strumenti adeguati, forse si saranno anche smagnetizzate, teoricamente dovrei forse passarle in MP3, ma sai, poi anche arriva una svolta nella vita, spero che per te già non sia giunta, che lo passi allo scarico e quindi cominci a scaricare anche cose di te, a non tenere ricordi, a non scrivere più poesie, a entrare in prospettive diverse, insomma. Ora non c'ho ancora questo culto della conservazione di queste cose, non so se quando andrò in pensione, magari annoiandomi, troverò il tempo. Io so, va bene, però insomma comunque sono conservate, magari un po' smagnetizzate, ma ci dovrebbero sono. Esserci, sì. Dovrebbero esserci. Allora io farei, così, perché siamo già arrivati verso le 6, sì, vedo, a questo sì. Punto farei entrare venire in scena Fabiola Leone, che legge una poesia che abbiamo amato sia io che Silvia, e penso che ameranno tutti quelli che la sentiranno adesso insieme a noi, che poi forse possiamo anche condividere, perché tu credo che Alessandro ce l'abbia. Io ce l'ho, se tu mi dici qual è, cioè adesso lo scrivo. È quella da Filo Spinato. Leopardi affiora in un malato di Alzheimer. Leopardi affiora in un malato di Alzheimer, sì, scusa, non mi ricordavo in questo momento il titolo. Adesso io... A proposito di quello che stiamo dicendo, credo che questa poesia abbia molto senso, certo, a che fare, e quindi cedo il posto, la sentiamo e poi magari diciamo sì, ancora qualcosa. Intanto che cedi il posto, dico solo chi è il dedicatario. Che scusa, hai ragione, bravissimo, infatti. Perché nessuno lo conoscerà. È un poeta che ha scritto ha passato tutta la sua, la parte principale della sua vita, dai 50 anni ai 92, agli 80, perché poi è entrato purtroppo nell'Alzheimer, a scrivere poesie in memoria del figlio scomparso. Ha perso il primogenito per un incidente d'auto e ha passato tutto il resto della vita, fino a che l'Alzheimer non ha cancellato la sua memoria, a scrivere poesie per recuperarlo. Sono poesie bellissime, ne stiamo curando alcuni amici a nostre spese con un editore di Siena, un'edizione che sarà in due volumi delle 10 raccolte che ha dedicato al figlio, molto belle. E quando è morto poi ho scritto questa poesia che riguardava un ricordo di un episodio avvenuto poco prima, qualche mese prima. E ringrazio fin da ora per averla scelta e per accingervi a recitarla. Grazie a te, era molto giusta questa premessa, e quindi cedo il posto a Fabiola Leone. Bene. Grazie.
voce okay, dello stesso. Okay. Buonasera. Da filo spinato, Einaudi 2021. Leopardi affiora in un malato di Alzheimer. Per Enzo Mazza, nel primo suo compleanno dopo la scomparsa, 1 gennaio 2018. Non parlava da tempo, stava buono in un suo angolo assente. Più di 20 anni di splendida poesia per il suo primogenito perduto, ragazzo ancora per un incidente. Era venuta poi la malattia, poco alla volta aveva eroso via la sua memoria e speravo anche il dolore. Per stimolarlo a quel pranzo di festa, Francesca si era portata dietro i canti del poeta già amato e premeva perché lui ora ne leggesse i versi. Lui si dispose, docile a obbedire, leggeva come sillaba da un libro un bimbo a scuola, ma poi prese slancio. E un'estrema volta nella vita mi sembrò che capisse. Era Silvia. Rimembri ancora, perivi, tenerella, e non vedesti il fior degli anni tuoi. Qualcosa allora sotto il gelo si mosse. Anche per ia fra poco la speranza mia dolce. Tornava a vita forse un pallido ricordo. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opere, gli eventi. Ricompariva il vero Enzo che tu l'ultima volta mostravi di lontano. Posò il libro, piegò il viso, piangeva. Ecco, ringrazio molto, ovviamente bella lettura, partecipata, sobria, e, però che mi sembra arrivasse, ecco, quindi la ringrazio. Quasi commovente la poesia, devo dire, sempre, io ormai un po' di volte che la leggo, e davvero... Come fu travolgente quel momento in cui appunto vidi piangere, veramente straziante. Immagino. Bene, avevamo anche, cioè, parecchio altro, perché diciamo nel lungo scambio epistolare via mail che abbiamo avuto, Alessandro aveva appunto messo insieme parecchi e diversi testi, non solo suoi, appunto c'era un testo di Ripellino, ma c'era anche un'altra poesia molto bella e lunga, di tipo completamente diverso. Davvero che ha un'impostazione, diciamo, che quasi quasi non si riconoscerebbe a partire da quello che ho appena detto, cioè se fosse vero tutto quello che ho detto prima, cercando di inquadrare così sinteticamente il tragitto, no, di ricerca di Alessandro Fo, perché nel 2018 esce questa raccolta che si intitola Esseri umani. Dimmi se sbaglio l'anno, sempre, che mi pare... Wow, mi sembra giusto, sai, dimentico tutto, ma mi sembra giusto. E invece in questa raccolta viene fuori, emerge una tensione diversa, una diversa relazione con la realtà che preme, no? Con le sue urgenze, con le sue contraddizioni, con le sue brutture... che diventa oggetto, materia di scrittura. Avevamo scelto, c'era, diciamo, tra le poesie che lui aveva, che Alessandro Fo aveva pensato di leggere per noi, e forse anche sulla linea di quello che è capitato di dire anche nei precedenti incontri, è capitato più di una volta di incontrare un poeta o una poetessa che magari avesse e presentasse un percorso di scrittura legato a tematiche che avevano a che fare con la memoria, come nel caso di Alessandro Fo, no? Con vicende personali, figure del proprio passato e quindi del privato, e poi che a partire dallo stesso Valerio Magrelli, ma insomma per arrivare alla Valduga, visto insomma il lungo viaggio fino adesso compiuto, ogni tanto... quella parola, diciamo,
implicata, impegnata nel privato diventasse una parola invece anche pubblica, una parola politica, una parola, diciamo, ecco, per usare sempre un po' di Latinate, no? Una parola da sermone civile che mi sembra poter attagliarsi a una raccolta e alla poesia Esseri Umani, che non so se vuoi leggere tu o ce ne vuoi parlare, no, o ci dici com'è nata tutta questa parte della tua non scrittura. Non so se tu hai un tuo allievo a cui hai assegnato alcuni versi, li facciamo leggere a lui. È molto lunga, quindi al limite potrei, se invece non è così, leggerne qualche verso, poi nota che si è capito come funziona, leggo il finale, buonanotte. Esatto, il finale è fondamentale di quella poesia. Perché è tutta riscritta a partire dal finale, diciamo. Così. Esatto, ma io direi che puoi farlo tu. Che... Va bene, allora senti, intanto che la preparo... Poi dico sempre, perché così se sentiamo qualcosa di completamente diverso, o insomma... Esatto. Molto diverso da quello che abbiamo appena sentito, e così diamo un quadro. Penso anche come diciamo così, impostazione di lettura forse dovrebbe essere diversa. Il limite forse di questa poesia è proprio essere un po' tribunizia, diciamo così, perché nasce dallo scandalo, diciamo così, dallo scandalo di vedere il male trionfare su tutte le ruote, in tutte le maniere. Ed è all'epoca avevo appena scritto una sezione in mancanza che si intitolava Figure d'angeli e volevo fare le figure dei demoni, diciamo così, dei demoni. E avevo concepito questa raccolta che poi non ha funzionato, Esseri Umani, di personaggi cattivi, diciamo così. Però ne è rimasto questo catalogo finale di nefandezze della umana stirpe. Diciamo così, si appoggia ai versi finali che facilmente tutti riconosceranno. Dico solo che non amo la datazione delle poesie, è un'altra forma di autocitazione, autoconsacrazione nel tempo, a meno che non sia funzionale a un dato di fatto concreto. Questa ha una data, ma perché la data è il 27 di gennaio, è la data del giorno della memoria, che valga come monito, è una data non data, diciamo così. Certo, non l'ho concepita e composta il 27 di gennaio di alcun anno. Ne leggo alcuni versi, si capirà subito dove vanno a parare, e poi, siccome è molto lunga, non la leggo tutta, vado verso il finale. Voi, che in alto mare o a 100 metri da riva gettate in acqua i profughi a affogare e osate scrivere «Buon appetito, pesci», voi che li rapinate del poco rimasto lì, ancora a bordo, o con decreto di Stato, perché rimborsino così l'assistenza, voi che li chiudete sui treni, che al confine li bloccate per mesi, che innalzate muri e reticolati, e voi che ne acciuffate 100.000 giunti fra guerre, viaggi, fame e 100.000 pericoli, e li rimpatriate sui charter, voi che vi fate esplodere nei mercati o preferite invece imbottire di tritolo ragazzini innocenti, voi che bombardate a tappeto, qualche volta, ma chiediamo scusa, perfino per errori, gli ospedali, voi che demolite le case dei vostri oppositori, voi che radete al suolo città vive e città monumento, impiccandone i custodi, o perché no la foresta amazzonica, eccetera, 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 voi che incendiate prigionieri in gabbia, che vi schiantate con gli aerei sui palazzi, che riducete in schiavitù i bambini, che ne abusate o ne vendete il corpo, li gettate dall'ultimo piano, voi che sparate all'impazzata, eccetera, eccetera, eccetera. E voi che vivi settori, che costringete gli orsi sdraiati in gabbie su misura o che inchiodate i piedi delle oche per lucrarne fegati più grassi, che sterminate foche, balene, visoni, squali, voi che inquinate, che date fuoco ai gatti perché correndo impazziti appicchino ai boschi gli incendi dolosi, voi che date fuoco ai barboni, voi stalkers, baby gangs, ultras e hooligans che circondate un mendicante a terra e lo rinate addosso, eccetera, 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 eccetera. Voi che impunemente picchiate i prigionieri, voi che vilmente infierite su chi è debole o privo di risorse e che ridete sulla sventura altrui e sul dolore, considerate la vostra semenza, considerate se questo è un uomo. 27 gennaio. E ci sta pure Dante, effettivamente. infatti arriva anche Dante, che poi in realtà c'era anche prima, c'era il Purgatorio trentesimo. E arriva anche Dante, infatti. Io ti farei anche un applauso per questo, però. Troppo gentili, grazie.
In effetti la tua lettura è stata diversa, nonostante sia stata fatta per salti, diciamo. Salti. E poi Però anche col ecco. senso di pudore di pronunciare parole che potrebbero suonare retoriche, pur nella durezza dei significati. Sì, certamente questo è un rischio che poi sempre si corre, diciamo, quando si passa quella soglia, si va, Dell'impegno, diciamo, diciamo così, fra virgolette. esattamente, si va nella parte, diciamo, nel côté, della denuncia, della rappresentazione, diciamo, di ciò insomma, che è materia di telegiornale, che è materia di giornale, che è materia, che sembrerebbe quanto di più distante, invece, no? Dall'idea che la poesia si occupi di tematiche universali, universalizzanti, Certo. Se posso dire una invece cosa, anche se sì, siamo un po' certo. in debito di tempo, No, ma di pure. vorrei segnalare che questa poesia ha una curiosa gemella che io non conoscevo, No, però questo che è no. scritto tu, No, però no. perché beh, ti leggo solo due passi iniziali per rendere conto della situazione. Mi sono stupito di cogliere questo fatto. Io ho letto su Instagram quella battuta orrenda, buon appetito pesci, ma Sì. tu che hai scritto questa poesia sui morti davanti alle coste di Lampedusa, questa, non so se avessi letto anche tu qualcosa del genere o se l'avessi sentito dire dai tanti arroganti che intervengono su questi temi, però nel tratteggiare questa situazione, anche questa è una lunga poesia che tu hai pubblicato sulla rivista Poesia, il numero 319 dell'ottobre 2016, hai preso il punto di vista dei pesci. Non so se tu te la senti di leggere qualche verso di questi. Cioè, Questo questo ancora non era mai sarebbe un successo, diciamo. cortocircuito notevole perché il docente che sveste il Certo. docente indossa il poeta e lo legge. Sì, ecco, non dovrebbe essere così, però in effetti È quando io ho bello. letto Esseri umani mi è tornata in mente questa poesia che ho scritto un po' di anni fa e che è una poesia, scriveva ad Alessandro, che è andata anche in scena, tra l'altro, tra le dune di Capocotta. Un po' di anni fa, in una forma particolare, perché c'erano due persone mentre io leggevo questi versi che portavano, vestite da cameriere, dei pesciolini di liquirizia agli astanti che si trovavano lì sulla spiaggia e che quindi tutti contenti prendevano questi pesciolini di liquirizia, felici, insomma, di mangiarsi una caramella al tramonto a Capocotta, e poi cominciavano a sentire di cosa parlano questi versi e insomma. Quei pesciolini magari andavano anche un po' per traverso, perché, come dice la parentesi, studi recenti affermano che i pesci del canale di Sicilia pesano in media di più dei loro simili di altri mari e di altre acque. Almeno questo è quello che io avevo letto, cioè la notizia da quello partito, poi si deve sempre fare la tara. Non mi sembrava una notizia però così destituita di fondamento, e quindi, appunto, sì, certo, e appunto. Cominciava appunto che se il mare li vuole, se il cielo li schifa, se il vento li fotte, se una terra non basta per la loro ingordigia, il mare li conservi, l'abisso profondo e il pigia pigia dei pesci famelici, dei branchi a bocca aperta a frotte, quei pesci che saranno poi il nostro pasto, imbanditi sulle nostre tavole con ogni fasto, i nostri pesci fidati, patrioti, guardacoste, operatori ecologici malpagati, pesci spada, le triglie, le orate, i merluzzi, i baccalà, le ragoste, le spigole, i tonni, le sarde, le sardine, le famiglie delle alici, aiuto non vedo, e delle Che bello. sogliole e delle cernie e degli altri, pesci palle, pesci seghe, pesci martelli, e squali, squaletti e pesci pilota, edentici e naselli, pesci grassi, cloaca, pagliacci, né buoni né cattivi, che si fanno la guerra da sempre, senza aggettivi, né lampo, né preventiva, né Dio ce ne scampi umanitaria, né di posizione, né dall'alto, né guerreggiata, che si mangiano l'uno con l'altro, né felici né tristi, il più forte e il più debole, secondo un'antica sceneggiata, ogni tanto un po' di carne negra per i loro repulisti, neanche tutti i giorni, ma solo col mare mosso, o per qualche imprevisto, deprecabile accidente, una tempesta dopo il deserto, le onde, gli scafisti, e buon appetito a tutte le specie e sottospecie, sia lodato il Dio dei mari e dei pesci per tutti questi lutti. Ieri, 1° aprile del 16, terzo millennio d.C.,
Razione doppia, tripla, le vostre pretese tutte esaudite, un bel misto abbondante, ce n'era per tutti, occhi di somalo, budella di... Vabbè, non posso andare avanti tutta perché c'è, diciamo, oggi è dedicata ad Alessandro Fo, non è dedicata a me, diciamo. Quindi, vabbè, un pezzetto, perché poi alla fine, diciamo, tutto questo viene imbandito, tutto ciò che viene trovato arriva sulle nostre tavole, noi magari, ricordo quando la lesse mia madre, che anche lei non c'è più in questo momento, ci rimase molto male. E cioè, perché la riflessione che poi questo pesce ti arriva e tu fai il cannibale indirettamente è una... Esattamente, 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 diciamo, abbastanza cruda, ecco, se vogliamo rimanere nel lessico. E vabbè, insomma, in effetti quando ci incontrammo con Alessandro Fo nel 2016, era proprio il 2016 in effetti, al Festival La Punta della Lingua, il nostro punto di incontro fu proprio questo poeta inglese che ho tradotto, che si chiama Tony Harrison, che ha scritto anche molta poesia, diciamo, che riguarda lui, la sua famiglia e la sua storia personale, ma che poi è diventato sempre di più un poeta pubblico e quindi che ha scritto dei reportage, no, andando in Bosnia al seguito dell'esercito NATO, scriveva le sue corrispondenze in versi e le mandava appunto al Guardian, dove apparivano in prima pagina, no, raccontando la guerra in versi, però in heroic couplets, in versi e rime, e insomma, tutto questo ovviamente ebbe e ha ancora forse un effetto destabilizzante, quindi il mio punto di riferimento è sempre stato lui negli anni e ancora lo resta. Però io vorrei invece tornare ad Alessandro Fo, e in effetti questo poi non è così lontano da quello che poi è la conclusione dei nostri incontri, e cioè arrivare in qualche modo alla cornice dentro la quale si muovono no, le nostre conversazioni, ovvero la cornice dantesca. In fondo Dante, tra le tante definizioni, possiamo dire che sia anche un poeta politico e quindi pieno di invettive, no? Come dire, anche davanti, certo, alla contemplazione di Dio non rinuncia, diciamo, a parlare di qualcosa che è molto terrestre, terrigno, che lo riguarda, diciamo, in prima persona. E allora chiedo anche a te, come a tutti quanti, visto che abbiamo concluso la tua poesia con considerate la vostra semenza, del tuo Dante, di come Dante, di cosa Dante è stato, è e diventa nella tua scrittura. Ma guarda, io avrei preparato uno scherzetto in tal senso. Bene. Nel senso che... Drammatizziamo un po'. No, che Dante naturalmente è per me estremamente importante. L'ho imitato qua e là perché diventa parte di te stesso, delle cose che leggi, però ci vorrei arrivare tramite Gozzano, per l'appunto. Cioè una poesia minore di Gozzano che in questa antologia che ho curato per Interno Poesia ho insistito perché fosse inserita, è una raccolta che pubblica i colloqui e alcune altre poesie, e c'è questa poesia su Dante. Che forse vale la pena rubare 2 minuti e leggerla, perché in fondo ci esprime un po' tutti quanti, noi amanti del sommo poeta. Ripeto, amato, adorato, letto, studiato a memoria, non ho avuto la fortuna che ho avuto con Virgilio di registrarlo e di metterlo online, però me lo sono registrato per me, se i nastri non si sono smagnetizzati, con qualche errore ci sarà da qualche parte. Ma bello sentire Gozzano. Un giorno al chiuso il pedagogo fiacco mi impose la sciattezza del commento alternato alla presa di tabacco. Mi rammento la classe, mi rammento la scolaresca muta che si tedia al commentare lento, sonnolento. Rivedo sobbalzare sulla sedia il buon maestro per uno scolare che s'addormiva su di te, commedia. Sono terzine incatenate, Attento, attento, ah, più dolce sognare con la gota premuta al frontispizio e l'occhio intento alle finestre chiare. Ad ora un alito propizio alitava un effluvio di ginestre sul commento retorico e fittizio. La primavera, l'esule campestre conturbava la gran pace scolastica per il vano azzurro delle due finestre. Io fissavo gli attrezzi di ginnastica, gli olmi gemmati, l'infinito azzurro,
in non so che perplessità fantastica, e tendevo l'orecchio ad un sussurro, ad un garrito di sperdute gaie, in alto, in alto, in alto, nell'azzurro. Guizzavano da presso l'operaie, affaccendate in paglia, in creta, in piume, riattando la casa alle grondaie. Con gli occhi abbarbagliati da quel lume primaverile, mi chinavo, stracco, ripremevo la gota sul volume e riudivo il pedagogo fiacco alternare alla chiosa d'ogni verso la consueta presa di tabacco, a nona il chiuso, ma nel cielo terso, nel fiato novo dell'antica madre, nella profondità dell'universo, nell'infinito mi parlavi, o padre. E così abbiamo Dante l'infinito e Gozzano. Bellissima, veramente. Nello Confesso che stesso non la tempo. conoscevo, o forse non la ricordavo. Perché non è nota, fa parte delle sparse e appunto trova nella preziosa edizione critica Oscar Mondadori di Andrea Rocca, comune amico mio e della qui presente, però ecco, l'ho voluta recuperare proprio perché forse Silvia ha anche dato il link a Andrea Rocca per seguirci, che chissà se lo potrà fare. È una poesia che merita di essere conosciuta. Beh sì, in cui tra l'altro chissà quanti, no, tutti ci possiamo rispecchiare o ci siamo rispecchiati, insomma, Esattamente, sarà esattamente. successo sicuramente. Certo. Io, siccome tra un po' la voce, non quella Del bella della poesia, padrone. risuonerà, do sempre l'opportunità a qualcuno che voglia fare una domanda, una considerazione, un'osservazione, a Certo. questo punto. Con tante cose mi sono rimaste nel non detto, ma meglio così. Per esempio, io, diciamo, ce l'avevamo detto e ripetuto, non abbiamo avuto modo, se non vediamo adesso, no, di far leggere invece a Alessandro la meravigliosa traduzione, scusate lo spreco di aggettivi, di un Carme di Catullo molto famoso, che è il Carme VIII, quello Miser Catulle desi nasci neptire, no? Misero Catullo, smettila, no? Di fare il pazzo, perché ormai è finita, no? Con Lesbia. E c'è il suo, a parte che lo trovate, eh? Vero? Si trova Alessandro su Spreaker, là, su quella, Sì, quindi nel sì, sì. caso lo potete trovare, andatevelo a sentire perché merita, perché è una traduzione omofonica, cioè che cerca di riportare nel metro di arrivo il metro di partenza. Però vorrei comunque dare la parola a qualcuno, se se la sente, se vuole Certo. dire, chiedere, osservare. No, sì, in questi casi è sempre difficile, mi rendo conto, non è mai, che non dipende dall'ospite, ovviamente. Beh, dirlo cosa tu. Poi considerando anche. Io ne approfitto per fare un Vai, Silvia. proclama pubblico, se abbiamo qualche produttore teatrale in ascolto, io vorrei fare prima o poi uno spettacolo sui colloqui di Gozzano. Sembra giusto. No, ne ho parlato anche con Andrea Rocca, che vabbè, diciamolo, è stato il mio professore di storia e filosofia alle superiori, quindi lo salutiamo. E poi vabbè, concludo questa riflessione gozzaniana, perché è un poeta che amo particolarmente, dicendo che ecco, lui, come anche Catullo, secondo me, cioè, sono veramente al crocevia fra poesia e drammaturgia, perché nel loro essere, e questo forse soprattutto Gozzano, considerati un po' crepuscolari, in realtà, come dire, quella è solo la patina esteriore, cioè sono dei grandissimi proprio perché contraddicono la lettera di quello che scrivono, cioè un verso emblematico in questo senso è la chiusa di Alle Soglie. Sereno come uno sposo e placido come un novizio, che io trovo insomma sublime. Vabbè, comunque Certo. mi sto perdendo nelle lodi per i morti, che però insomma ogni tanto ci stanno. Tutto questo per dire, ah sì, poesia e drammaturgia. Però in realtà chiedo un'altra cosa, che è una cosa che di solito non c'è mai tempo di chiedere, perché la chiedo di solito alla fine degli incontri. Cosa pensi di come legge o dice poesia Carmelo Bene?
È un po' lo stesso discorso di Ungaretti, mutatis mutandis, cioè è qui unico, solo, irripetibile. A me piace abbastanza, naturalmente però lo posso ascoltare per un'ora e mezza, poi comincio a sentire una certa saturazione, ma forse lo stesso avverrebbe anche con Ungaretti. Penso che sia stato un geniaccio. D'altra parte lui è apparso alla Madonna, come scrive in un suo libro, quindi voglio dire, ha avuto anche qualche aiuto dal cielo, forse. E penso che sia una bella lettura, unica, irripetibile, anche lì molto sua, molto legata al personaggio. È un bel tipo di concerto. Forse non rappresenta, diciamo, l'esecuzione più ortodossa di una certa partitura, però è la bella esecuzione di un grande artista, che aggiunge un suo certo valore a quello che va leggendo. Poi, se vuoi l'ortodossa, ne cerchi un'altra. Questo penserei, ma magari mi sbaglio, non so cosa pensate voi. Invece è quello più Certo. Bene, mi pare che ancora non ci siano, diciamo, chiose, glosse, interventi, no? Didascalie al margine. Sì, io volevo solamente citare un'altra poesia di cui parlavamo prima, forse che potrebbe essere la conclusione, anche se poi Alessandro non l'aveva messa tra quelle scelte, diciamo, per il nostro incontro, ma poi gli incontri prendono giustamente una piega diversa da quella che uno immagina nell'intenzione. Mi piace, diciamo, citare in conclusione questa poesia, secondo me molto bella, che fa parte della raccolta ma Mancanze, che si intitola Della nostra morte, no? Ed è una poesia, a proposito sempre di modelli, di maestri, di riferimenti, dove c'è un altro, secondo me, riferimento, è un altro poeta a proposito di minori, maggiori, di classificazioni, che credo sia molto caro al cuore di Alessandro Fo, che è Giorgio Caproni. Non so se mi sbaglio, non so se è una mia sovrapposizione. No, giustissimo. E questa poesia mi ricorda tantissimo, o forse solo a me, no? Concetto del viaggiatore cerimonioso, Cerimonioso. che è una famosissima poesia di Giorgio Caproni, che credo sia uno degli autori anche di Alessandro Fo, non so Sì, se è lo suo, è. cioè che comunque nel registro, Mi ha nello nutrito, sì. stile, ti ha nutrito. Sì, e questa poesia è una sorta di variazione sul tema, congedo del viaggiatore cerimonioso, insomma, cioè di questo racconto, se si può usare la parola, tra virgolette, che Caproni fa di questo suo viaggio in treno che si sta concludendo e lui sta per scendere, diciamo, no? E prende commiato da tutti, saluta tutti quelli che gli sono stati intorno. Questo viaggio, ovviamente, è il viaggio della vita che viene reso analogo a quello di un treno che sta passando, che sta arrivando all'ultima stazione. E in effetti questa poesia suona, risuona, echeggia, no? Di quella stessa tensione, di quella, come potremmo dire, sdrammatizzazione che però ricorda, no? Che nel momento in cui evoca la morte, d'altra parte, diciamo, non, fino all'ultimo la prende troppo sul serio, cerca di non prenderla troppo sul serio, eh? Poi scoprivamo, mentre ne parlavamo prima, che c'è un verso di Virgilio all'interno di questa poesia che è Ho citato sbagliato. quindi siamo dei primi in prima mondiale, riveliamo che il Rivedo in prima professor mondiale che ho. Alessandro Fo ha citato un verso di Virgilio mancante di una parola in Di una una sua parola, poesia. mannaggia a me. Quando volevo No, fare l'endecasillabo mi avevo certo, e lasciato. ti è data via proprio la parola studis, no? Che Che fra quindi l'altro non è esatto, casuale, dovrebbe certo. essere proprio una tua parola. Comunque io lì non sono partito da Caproni, anche se quello che hai detto è giusto lo stesso, ma dal fatto che quella serie di poesie era elaborata in calce alle singole pericopi delle principali preghiere cristiane, Sì, infatti non l'ho detto, la scusami. nostra morte è ora, è adesso, è ora, è nell'ora della nostra morte. Della nostra morte ovviamente non poteva che parlare della mia scomparsa, augusta e piantissima. Mi consola il fatto che alla fine, per sdrammatizzarla per l'appunto, si conclude con la
la citazione dell'Edipo a Colono, o Edipo che dir si voglia, a Colono di Sofocle. Ah, sì, che è bellissima. Me la sono persa, eccola qua. Eccola. Deve essere stato in giorni come questo, a Colono, che Sofocle e Edipo, e qui mi serviva per la rima con un amico, l'assonanza. Certo. Mi ricordo, tradotti da un amico, scrissero quasi lapide di un esodo fuori dal coro, ora smettete, non svegliate altro pianto, adesso tutto questo ha un suo compimento. Versi bellissimi che sono veramente degni, anche nella traduzione di Andrea Rodighiero, per l'appunto questo nostro comune amico, di essere ricordati. Senti, mi chiedono una battuta su Virgilio, così per concludere. Siamo un po' giornalistici, Una mi battuta su scuso, però. Virgilio in che senso? Su cosa penso Beh, di sul fatto che, credo, no, potremmo anche dire, per quello che ti riguarda, una lunga fedeltà, forse, no? Dunque, mi hanno chiesto di tradurre l'Eneide, io non avevo nessuna intenzione, poi sono stato sopraffatto dall'ambizione perché passare l'Eneide per la tua voce, insomma, non capita tutti i giorni. Mi ci sono cimentato, ci sono rimasto su svariati anni, come disse un mio amico, ma in fondo non dovresti lamentarti che passi qualche anno con una persona che conosci bene. In realtà non lo conoscevo bene, e neanche adesso lo conosco bene, è impossibile conoscerlo fino a fondo, però lo amavo, gli ho voluto bene e gli voglio bene tuttora. Mi ha dato una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, in realtà, per via del fatto che, siccome io lo tradussi appunto in questi esametri barbari, che fanno un po' il verso al come noi convenzionalmente leggiamo l'esametro, quando lo lessi alla Einaudi in una cerimonia di propaganda ai venditori che dovevano andarlo a propagandare nelle librerie, queste rimase. Signori, la facoltà chiude, sono obbligati di uscire tutti. Si prega di chiudere porte, finestre dell'ufficio e delle aule. Grazie. Abbiamo ancora Finisco due subito, minuti. niente. No, no, 2 minuti l'abbiamo. Ah. Furono tutti stupiti e allora Einaudi mi chiese di farne una lettura per fare un ebook con la lettura associata. Siccome poi pesava troppo, l'hanno messa a gratuito scarico in rete e lo si può tranquillamente trovare su Speaker, basta mettere in Google l'Eneide letta da Fo. La cosa bella è stata che questa registrazione è avvenuta nel momento in cui io ero ai confini dell'Ade, perché per una grave malattia ho dovuto affrontare un'operazione di quelle o la va o la spacca, e non sapendo se andava o spaccava, l'ultimo gesto della mia vita in quel momento era questa lettura integrale dell'Eneide nella mia traduzione. Quindi figuriamoci se non posso essergli riconoscente per questo grande dono di consolazione alle soglie di un viaggio da cui, come Enea, grazie a Dio, sono poi ritornato. Bene, grazie mille. Facciamo anche un bel applauso, Alessandro Fo. Grazie a voi di tutto, dei temi, dell'invito e di tutto quanto. Arrivano anche ringraziamenti da casa, anche da quelli che ci hanno ascoltato online. Ci stanno ringraziando Sì. Ecco molto. E che apro la tantissimi. Guarda, sigla. Va guarda, guarda. Stai collezionando il record di ringraziamenti, di link. bene. Ci sono anche i link dove si possono sentire sia le tue letture di Virgilio che quelle di Catullo. Io davvero ti ringrazio di cuore, spero di Grazie a voi. rivederti prima o poi in presenza, Di presenza. mi farebbe davvero piacere e comunque insomma, rimaniamo in contatto in ogni caso, grazie anche per la sorpresa e Grazie a grazie a tutti quelli che voi. ci hanno seguito e ascoltato, ci vediamo la settimana prossima. A presto, Alessandro. A presto, grazie a voi, grazie Silvia, grazie Giovanni, grazie a Stanti, saluti a tutti. Arrivederci a tutti, buona serata. Ciao.